Ragazzi, vi do appuntamento a questa sera in live, forse addirittura prima delle 9:30, perché devo giocare da Ultimate Team, dobbiamo fare la squadra, mi dovete aiutare, quindi non mancate, date un'occhiata a Instagram, ma ci vediamo in live. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mishusha, siamo tornati con la Urbe Eterna e ancora grazie mille perché l'ultima puntata in un giorno ha superato 55.000 mi piace, ma fortunatamente non avevo scommesso niente stavolta, perché questa in questo momento è la nostra formazione. Culon Cacace a sinistra, che raga, l'hanno usato sto odore, è già poesia, ma sono veramente contento di come sta andando, grazie a tutti ragazzi, e ho letto tutti i vostri commenti all'ultima puntata e ho capito che lo fa come pare. No, no, no. Il bello di questa carriera è che stiamo costruendo la squadra di Mr. Spettacolo insieme, seguendo i vostri consigli. Nella prossima puntata sceglieremo finalmente il nome dello stadio, ma questa è la puntata decisiva. Finirà il calciomercato, abbiamo esattamente 12 milioni e mezzo, perché abbiamo venduto anche Falche, per migliorare e rimpolpare questa formazione. Come detto, io sto seguendo i vostri consigli. Abbiamo fatto una live tutti insieme e questo probabilmente pomeriggio ci rivediamo in live, sempre per giocare un po' a FIFA, cerchiamo di aggiustare un po' le cose. Forse la formazione migliore per noi è questa qui, con Culon a sinistra e Almada COC. Comunque volendo ci avremo anche Simons, che può andare a occupare quel posto. Ma non è un problema ragazzi, Vitigna preso proprio a caso, perché vabbè. A me rimane il dubbio che a noi serva un altro puntero, che non può essere Gatti ragazzi. Ci abbiamo 44 gatti ma il 22 non worka, è già sceso di 1, ma ne parleremo. Ci eravamo salutati nell'ultima puntata con Wea, figlio d'arte, pronto a entrare tra le file Mister Spettacolo. Però raga, ci ho pensato e non credo che sia la soluzione per noi, perché sono 10 milioni e mezzo. Ho fatto sto pensiero. Intanto vi chiedo scusa se nelle scorse puntate non ci sono state tante scenette. Avete visto, sono stato molto occupato, ho avuto impegni extra. Poi sono papà ragazzi, capitemi. Però vi ricordo che questa è una serie di intrattenimento e c'è una storia. E nonostante noi abbiamo degli obiettivi, no? A parte che il presidente so io, gli obiettivi me li do da me. Però vabbè, l'obiettivo che Mister Spettacolo si dà per questo primo anno è andare più avanti possibile in Coppa Italia e cercare di arrivare a metà classifica. Se arriviamo addirittura in Europa, ma mai come quest'anno, come avete visto, abbiamo difficoltà a fare mercato. Gli anni scorsi proprio forsicare un bocca alle ciabatte, sto giro non ci accettano neanche i prestiti. Voglio fare una carriera verosimile o realistica, perché è raga, la squadra è la mia, ma è impossibile proprio. Ce l'ho ragazzi, ho trovato l'attaccante che serve a noi. Io che comunque un Santon a poco me lo sarei buttato dentro. Pedro Porro, guarda questa gente. Cioè come fai a prendere sti giocatori raga? Tipo Kalulu forse. Neanche Kalulu, perfetto. Ho notato, e meno male che l'ho notato, ma c'è un sacco di giocatori a scadenza, tipo Malì. Mamma lì mi serve come il pane, pure salito di uno. Poi questi qui, vabbè, fanno un po' cacare. E poi Vincenzo Gatti. Allora, raga, non voglio separare i gatti, perché comunque si fanno compagnia, no? Però, raga, Vincenzo Gatti è impresentabile, veramente. Al di là che non gliela fa più e già sta scendendo, dobbiamo trovare un attimo la tecnica Mister Spettacolo, che dice di scambiare un po' di giocatori. Allora, veramente, sono giorni che io ho in testa solo un nome. È quello di Simone Zaza. Ragazzi, è il profilo giusto, è italiano, ha esperienza, c'ha ancora belle statistiche, perché Zazzone è suo, lo dobbiamo portare dentro, raga, Zaza. Pure per redimere un po' il suo percorso, è un po' sparito Zaza. Simone Zaza è l'attaccante giusto per la Urbe Eterna. Un conguaglio, cioè, un conguaglio onesto. Oh, se lo pigliano gatti. Oh, 5 milioni. E ci avrei ancora 8 per fa mercato, insomma, eh. Piuttosto ottimo. Andresti a prendere 7-8, 300.000 più del... Sì! È un'offerta più che allettante. Allora ragazzi, lo so che state pensando, oh, ma come, con quei soldi potete... Raga, cioè qua bisogna creare una storia, lo so. Io non ci metto niente, andiamo a prendere, che ne so, Delap. Me lo compro. Guarda, costa 1 milione, diventa, non so, 86, 85, boh. Kajorg uguale, questo Hackford uguale. Siamo in Serie A, siamo una neopromossa, siamo una squadra di scandali. Qual è il mercato che fanno queste squadre? Vanno a rabattare qualsiasi cosa. E soprattutto abbiamo bisogno di gente che la Serie A l'ha fatta. Una neopromossa, tra prende il giovane che, boh, esplode, non esplode, prende l'usato garantito, prende sempre Simone Zaza, ragazzi. Simone Zaza. E come detto, si deve prendere un po' la rivincita, no? Ma gioca bene e gioca male, Zaza è nazionale.
Guarda come sta sudando. Mi sta aspettando. Dice, ma sai che sto a fare una cazzata, no? 15 gol, vagnone. Azzazza. Ma che sei pazzo? Sì. Estraini da pure mister spettacolo. Dai Simone. E il rigorista? Ce l'abbiamo. Sì, ragazzi, sono troppo contento. Sì. Allora, lo so, avrei potuto prendere 1000 giocatori in più, altri, quello che vi pare. Guarda, sta attacco Zazza Raspadori. Però quel piede debole gli puzza, quindi... Vai da attaccante completo. Mazza, raga, ma quanto pia ma lì? Vabbè, rinnoviamogli il contratto perché, cioè, non lo possiamo perdere. Ma pure per una questione di investimenti e tutto. Perché il capitano prende 48. Beh, ragazzi, siamo arrivati alla prima di campionato. Abbiamo il Sassuolo. Però voglio continuare con il modulo che ci ha dato soddisfazioni in Coppa Italia. Quindi Culon Cagace, Raspadori Gatti. E poi esordirà il signor Zazza. Eccoli i giocatori del Urbe Eterna che si riscaldano, soprattutto Giacomo Raspadori, che inizia il campionato subito contro la sua ex squadra, il Sassuolo. Ed eccolo qui, il Caput Mundi, nome provvisorio ancora, nella prossima puntata cambierà lo stadio della Urbe Eterna, praticamente sotto casa di Mister Spettacolo, un impianto piccolissimo, accoglie una squadra nuova che si affaccia in Serie A. Eccolo qui, Mister Spettacolo che guida la sua squadra, che vede tanti volti nuovi, alcuni giovani, alcuni di esperienza. Ha salutato recentemente Gatti, ma è arrivato Simone Zazza, l'attaccante di esperienza che Mister Spettacolo cercava. Questa è una formazione molto giovane che però ha qualche asso nella manica. Vede in difesa Patrick Gasbarron, quindi già questo ci dovrebbe dire qualcosa. Culon, i due giocatori sicuramente più estrosi della squadra. Vediamola un po' la formazione Mister Spettacolo con Selye in porta, preferito a King, Cagace, Mali Rossi, Patrick, Galimuna che ancora gira e sta con noi, Culon, Raspadori e Gatti a guidare l'attacco. Grandissimi giocatori e ovviamente Dario Rossi, capitano, si mette davanti e copre Almada. No, copre Gatti, vabbè. Si inizia, vediamo cosa ci riserverà il futuro e soprattutto quale sarà l'atteggiamento del Mister Spettacolo, abituato ai fenomeni, e adesso deve guidare Cagace e Patrick Gasbarron che la mette giù. Oddio, vede Gatti. Gatti però, ragazzi, è un muro di maglie bianche, guardate quanto stanno indietro questi. Si punta il contropiede della muerte, la tecnica di Mister Spettacolo. Forza Gatti, mettiti a correre contro Boscagli, che non sappiamo chi sia. Boscagli contro Gatti. Se l'alza Gatti che fa un pazzo. Gatti! No! No, Jones si è già rotto. Ma no, come si è già rotto? Non me le fa vedere queste cose, ti prego. No, ho sbagliato tasto. Vabbè. No, ho sbagliato tasto. Ma lì se la cava. Sale Patrick Gasbarron. Vai Patrick Gasbarron. Aspetta, lo vede. Sì, l'ha visto. Almada! No! Aspetta, no. Rinfuori gioco, Culon. Forse Rossi la prende. No! Grazie, me la prendo. Vai Culon. Ancora pure Culon. A terra. Corri Culon. Guarda Almada come la brama. No, Patrick Gasbarron, mannaggia a te. No. Devo sperare in queste occasioni. Forza Culon. Sali Cagace. Maestro Cagasci. Aspetta che l'ho visto. Kirikesh, un pazzo, un folle. Gliela ruba Almada. Almada! Con l'errore clamoroso di Kirikesh. Sì, segna proprio lui. Che c'ha un soprannome bruttissimo, ragazzi. Quindi dobbiamo trovargli il soprannome. Tiago Almada, ciuccia via la palla a Kirikesh. Guarda la Kirikesh, si è addormentato proprio. Poi ha trovato 50 euro per terra, ma troppo tardi. Che se non cresce, ragazzi, se non cresce quest'anno io divento pazzo, veramente. Bravo Cagace per Culon, Culon per Cagace, Cagace per Culon. Mamma mia, che fascia, una fascia di color marrone. Dove cazzo vai? Ci sta Dario, padre di Serse. Vabbè, ma ogni tiro è un gol, dai. Primo tiro di Berardi, primo gol. Il popolo di Milazzo non gliene frega un cazzo. No corre. Ragazzi, credo che sia arrivato il momento, eh. No, dai, questa era una partita tranquilla. Non me la merito. Esordisce con la maglia della Urbe. Proprio lui, Zazza, Simone Zazza, a dare centimetri. Guarda Correa, un pazzo furioso. Forza Raspadori per Zazza. È buona. Zazza non la mangiare. Sotto l'incrocio l'ha messa.
proprio l'ha messa. Non lo voleva più nessuno. Non se lo cagavano più. Tutti a prendere in giro Mister Spettacolo. Ma poi chi è che ha fatto gol? Subito è entrato, appena è entrato, così il talismano, il pelato, la pelota, la butta sotto il Che incredibile storia. Sono le carriere di Mister. La pure tocca consigli, ma non basta, non basta. Bravo Raspa. Manda il Mata. E gatti! 44 gatti in fila per 6! Non ci sto credendo! Segna lui! 44 gatti che fa il verme! Ancora però assist di chi? Di chi? Se non di lui! Simone Zazzone! Guardalo, mister spettacolo impazzito! Madonna, raga, da sturbo sta puntata! Sperando... Aspetta! Mo però dobbiamo un attimo difende, eh! No! Codo come un riccio appena nato! Fermate! Fallo corre! Gatti, bravo! Per Cacace! Spunta la bandierina, Cacace! Salta in dribbling incredibile! Mettila a mezzo bene! Va bene! Mettila a mezzo bene, ha sparaccato! Sì! Prima partita in Serie A! Prima win! E che win, raga! Come devo strizzare l'asciugamano, però... Mister Spettacolo se la porta a casa! Va a esultare coi suoi uomini! Gli dice bravi tutti! E l'Inter batte 2-1 il Piemonte Calcio, eh? Vabbè, non è che ci interessi moltissimo. Salutate la capolista! Visto che vi ricordo sempre che dal vivaio abbiamo sto Fernandez che può diventare fortissimo. Non possiamo promuoverlo in prima squadra perché ha 15 anni. Però avete visto l'importanza del settore giovanile. Perciò se c'è un 4-4, no, un 5-5 qui, prendiamo Mario Navarro, che me la dice giusta secondo me. Vai. Certo che facciamo seguire i giocatori. Dove lo mandiamo Mario Navarro e perché proprio in Spagna? No. Andiamolo in Brasile, da qualche parte. Ma non ci possiamo fermare, abbiamo subito la partita contro l'Empoli. Io mi sa che non mi sono portato Zaza. Oh, guarda che... Raspadori! Su assist di Cacace! Che ci fa lì? Ragazzi, dai, l'Empoli potrebbe essere una squadra alla nostra portata. Mo sto fatto che non mi sono portato Zaza mi fa impazzire. Oddio, Patrick! Oh, sì, signore! Curtis Jones! Mamma mia, che squadretta che ho messo su! Guarda gatti come scende su quella fascia. Oddio culon. No. Oh, 3-0 nettissimo. È arrivato il momento più importante, perché è l'ultima giornata di calciomercato. Quindi le ultime ore, 10 ore alla fine. Possiamo migliorarla solo, immagino, con i prestiti o con un trasferimento particolarmente a basso costo. Quindi quello che volevo fare io a centrocampo può accadere solo se qualche anima piace se prende Galimuna. L'ho messo in vendita Galimuna. Porco due, grazie che non me lo vendevo. Sto chiedendo giocatori in prestito come se non ci fosse un domani. Qualcuno accetterà. Tutti, raga. Sto chiedendo in prestito tutti. Anzi, per il momento ho fatto richiesta per... Vabbè, sto Ramos. Kalulu. Che comunque lo metti DC terzino. Ci può stare. Me l'avete consigliato in tanti, però vabbè. Dina Ebimbe, che è un bel centrocampista, come potete vedere, eh. Rafinha, ma tanto non ci viene. Però se dovesse venire, ragazzi, sarebbe tanta roba. Che è un terzino destro che corre come un cane. E vedendo un po' le prestazioni di Patrick, meglio cautelarsi. Murici per il meme. Ok, vai. Rifiutato Nanu. Rifiutato Murici. Rifiutato Rafinha, Araujo e Bimbe. Fermi tutti. Preso in prestito Ramos. Preso in prestito Kalulu e pure Santon. L'offerta per Galimuna è arrivata. Il Club Brugge 14 milioni e mezzo. Ma noi abbiamo bisogno forse di un po' di più, eh. Ragazzi, mancano 4 ore alla fine. Trattiamola. Se arriviamo a 16 ci sta bene. Chiediamogliene 17 e mezzo. Avanza l'offerta. Sono proprio gli ultimi secondi. Quindi è prendere o lasciare, sia per loro che per noi. Perché... Ah, vabbè, me l'hanno dati. Momento. Ho pensato di no. Cioè, non si capisce niente con questa risultata. Allora, Galimu, ci devi andare. Questa offerta è inaccettabile, è impossibile. Cioè, per noi è impossibile. Cioè, oddio, meglio. Sì, potremmo dar via Malì, andare a prendere un giovane, ma sempre la stessa cosa, ragazzi. Io voglio comunque, con lo zoccolo duro dell'Urbe, voglio andare avanti. 4 ore al termine, raga. Deve apparire adesso il messaggio che Galimuna è stato venduto. Se non appare, è finita. Galimuna venduto! E quindi quanti soldi c'ho? 17 milioni. Per tutto questo tempo ho atteso questo momento. Voi direte, ah, mo se via, chi cazzo se via? No, io avevo in mente un solo giocatore e voglio andarlo a prendere.
Enoch Wempu. Mi piace troppo. È lui il predestinato. No, ragazzi, giochiamo per prendercelo. A 12 sarebbe il colpo del secolo. Perché questo fa tutto, sia in avanti che indietro. Ok? Soprattutto indietro. No, vabbè. Tipo Piras, a un milioncino. Dai, vattene, Piras. Ok, non vogliono Piras, ma 14 milioni. Vabbè, 14 milioni, ragazzi. Possiamo giocarci, possiamo giocarci. È proprio l'ultimo secondo del mercato, cioè prendere o lasciare. Puoi prendere o lasciare. Che è successo? Ho buggato il gioco. Ma l'ho preso o no? Che è successo? Ho distrutto il gioco, che è successo? Oh no! Vedete che pure il gioco si oppone. Ma che è Thanos? Che ho comprato Thanos? Voi non avete idea di che cosa ho dovuto fare io. Ma non per riprendercelo, ma per vendere Kalimuna. Wempu, quanto te pappi? Quanto te pappi, Wempu? 42? Vabbè, credo di averceli, ragazzi. Dai così, sono troppo contento. Ragazzi, sto prendendo i giocatori che volevo. Non sto facendo la carriera del tipo, ah, prendo i giovani più forti, oppure prendo i campioni. No, raga, sto prendendo quelli che secondo me sono funzionali al nostro progetto. Beh, vieni a fare il cruciale, assolutamente. 5 anni, 45.000 a settimana. È un botto, ragazzi. Il massimo... Sì, preso! Il massimo lo prende il Capitano Rossi a 47. No, 48. Vabbè, comunque non ci importa. Ragazzi, ma che gli vogliamo dire a sto giocatore? Resistenza 90. Tanta roba. Allora, deve migliorare un po' nei passaggi, però vedete, può fare un po' tutto. Cioè, è pure forte nel tiro. Anzi, più tiro che difesa. Se magari qualcuno pensava che fosse un difensore veloce e roccioso. No, è veloce e noi gli possiamo insegnare un po' di difesa che gli va a aumentare. Però vedete, il contrasto in piedi dice là, cioè c'ha tutto più o meno sul 70. Raga, è un giocatore da 6,5. Le settimane per cambiare ruolo. Cioè, praticamente lui può giocare ovunque. Pure esterno. Ragazzi, in realtà mancherebbero 2 ore. Possiamo ancora far qualcosa. Soprattutto considerando il portiere che è veramente una busta. Però ci voglio credere, Inselie, ci voglio credere. Questa la consideriamo la formazione titolare. Oh, ragazzi, prospettive. Poi è vero che c'è Coulon che è 65. Però io, ragazzi, punto tanto su questo Bianchi, che è un giovane che però diceva che ha il potenziale più alto di tutti quanti. In primavera abbiamo un altro centrocampista che però dobbiamo aspettare un anno e può subentrare. Secondo me abbiamo fatto una bella campagna. Allora, alcuni un po' a cacchio, tipo Santon, non mi aspettavo di prenderlo. Però, ragazzi, guarda, Santon c'ha più overall di Cacace. E durante la stagione sarà importante averci un po'. A parte che, ecco, guarda, potremmo fare pure di questo, eh. E gli andiamo a togliere il punto esclamativo. Però Gasbarron deve giocare. Abbiamo preso Kalulu, che può comunque crescere e far rifiatare soprattutto al centro, ragazzi. Perché come difensore centrale ci abbiamo proprio solo Rossi e Malì. E quindi noi volendo possiamo metterlo Kalulu. E poi, ragazzi, abbiamo preso sto Ramos completamente a caso. Perché io ho fatto il prestito pensando che non l'avrebbero accettato, invece lo hanno accettato, che diceva che c'ha un potenziale altissimo. Quindi, ragazzi, questo è il calciomercato che abbiamo fatto. Datemi un voto sotto nei commenti, votate, datemi un voto da 1 a 10 come valutate questo calciomercato. Secondo me è il top calciomercato che potevamo fare con quei 50 milioni e poco più. Secondo me è andata bene, considerando che praticamente nessuno voleva venire nella nostra squadra. Ma adesso l'abbiamo aggiustata. Un Wempu, secondo me, ci darà grosse soddisfazioni. Ho un sacco di voglia, voglio giocare. La prossima partita sarà con il Milan, con la squadra che avete appena visto. Andremo ad affrontare il torneo almeno fino a gennaio, dove per il momento siamo primi a 2 punti. Certo, abbiamo affrontato 2 squadre un po' così, però ce li siamo portati a casa col sudore. Col sudore. Fatemi sapere che ne pensate. Vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti, amici. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.